Sono centinaia di migliaia gli italiani che vivono all'estero ormai stabilmente da anni, poi però ci sono alcuni nostri concittadini che all'estero purtroppo ci sono rimasti bloccati per via di questa emergenza coronavirus. Noi di Radio Cusano TV Italia abbiamo pensato di dedicarci una rubrica apposita così da raccontare gli sviluppi di questa emergenza attraverso i loro occhi, ma soprattutto senza filtri. Oggi abbiamo in collegamento da Marrakesh in Marocco Vincenzo Rossello, un consulente fiscale. Vincenzo, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato nella vostra trasmissione. Allora, Vincenzo, innanzitutto, come stai? Come stai vivendo questa emergenza bloccato lì? Ma guarda, da un punto di vista fisico sto bene, benissimo, perché ho tanta rabbia in corpo che mi dava adrenalina di continuare a combattere per far sì che noi italiani che siamo stati qua in Marocco già dall'11, per quanto mi riguarda dall'11, avere la possibilità di ritornare nella nostra Italia. Che cosa è successo, Vincenzo? Ci spieghi tu come mai ti trovavi in Marocco e quando hai saputo che tutti i voli erano stati cancellati? Beh, allora, praticamente io sono in Marocco per ragione di lavoro, non certamente per vacanza come magari qualcuno può pensare o qualcuno ha già asserito e che non vogliamo tornare a casa a spese dei contribuenti italiani, ma a spese nostre. Basta che ci diano la possibilità di tornare. Diciamo che sono bloccato già dall'11 di marzo. In quanto io sono arrivato qua il 4, dovevo rientrare l'11, il 10, 9 notte, 10 in giornata comunque, hanno chiuso tutti gli spazi aerei, in quanto l'Italia è stata dichiarata zona rossa. E quindi non ci sono stati voli organizzati dalla Farnesina o comunque dalle ambasciate per farvi rientrare? Quanti siete innanzitutto gli italiani bloccati lì? Allora, guarda, noi ci siamo organizzati qua in Marocco con dei gruppi che su Facebook ci teniamo in contatto tra di noi. Io ho una lista di circa 200 persone che siamo qua bloccati. No, ti posso dire che la Farnesina ha organizzato, l'ambasciata ha organizzato di rientro, ha organizzato un volo di rientro con delle mete e delle poco, come dire, poco edificanti. A me addirittura avevano proposto Marrakesh, Marsiglia, e dopodiché arrivato a Marsiglia era compito mio ritornare a casa. Sai, non è facile arrivare a Marsiglia in Francia con quello che è stato. Anche perché avendo io delle patologie tipo il diabete, se io per caso sfioro il corona, ci sono grandissimi problemi. Se un cittadino normale, una persona normale, ha l'80% di probabilità di cavarsi con il corona, io all'incontrario ho l'80% di non cavarsi. E siccome non sono in delle patologie, figurate che addirittura in questo gruppo che sto, come dire, sponsorizzando, ci sono delle donne incinte al settimo mese, una addirittura all'ottavo mese. C'è un bambino di 2 anni che è rimasto qua perché la mamma è dovuta ritornare in Italia, ed è rimasto qua, Scusami, bloccato. facci capire bene. Allora, a te ti è stato proposto questo volo che andava da Marrakesh a Marsiglia quanto tempo fa? E poi non hai avuto più nessuna notizia, insomma, di voli di rientro? Te la racconto tu. Dunque, il 13-14 marzo mi propongono questo volo. Chiaramente io non lo accetto perché mi lasciano lì a Marsiglia. Devo essere io poi a preoccuparmi di trovare altro volo per ritornare in Italia. Insomma, un avventuroso.
non me la sono sentita con la mia patologia. Successivamente mi propongono un volo per Francoforte, la Germania, questo verso il 24-25 di marzo, qualcosa del genere. La stessa storia. Arrivando a Francoforte, mi lasciano lì, sono io che mi devo insomma, preoccupare di cercare un volo per rientrare in Italia. Mi propongono un altro viaggio per l'Italia, per Roma. Io chiedevo, l'unica cosa che io chiedo è di viaggiare in sicurezza, cioè avere la distanza da un altro passeggero, perché, ripeto, io sono un soggetto a rischio, cosa che non mi hanno assicurato. Mi hanno detto, il volo è quello, la gente che sale, sale. Dopodiché, a Roma dovevo essere io a preoccuparmi di ritornare a casa, prendere un altro aereo e rientrare. Perché in questo momento abito in Sicilia, rientrare verso la Sicilia. Un amico mio l'ha fatto, è partito, ma Quindi lui non insomma aveva. una vera e propria odissea, diciamo, Vincenzo. Intanto mi spieghi invece brevemente qual è la situazione lì in Marocco, se ci sono state delle chiusure, dei blocchi di attività? Dimmi. La chicca, sai qual è? Mi hanno proposto un viaggio con la nave il 7. Di aprile, la nave fa Tangeri, Barcellona. Sto parlando del 7 di aprile. Tangeri, Barcellona, Genova. A Genova, per loro il discorso è finito lì. Dovevo io, non so come ritornare a casa, prendere una macchina, prendere un aereo personale, dato che neanche un familiare può. Che non è convivente può venire a prendere. Cioè, Vero. capito? È un grosso problema. È un grosso problema. Per Hai ragione, quanto riguarda. Vincenzo. Noi ti auguriamo davvero tanta fortuna. Io purtroppo sono costretta ad interromperti, anche se la tua testimonianza era davvero molto molto interessante, quindi magari vedremo di approfondirla in altri spazi della nostra rubrica. Che cosa ne dici? Sì, va benissimo. Io, quando volete, sono sempre disponibile. Ripeto, ho una lista di circa 200 persone, non capisco, l'ho mandata già alla Farnesina, non capisco come mai non si preoccupano di praticamente. Bene, abbiamo perso Vincenzo, a cui dopo augureremo buona fortuna. Intanto noi andiamo a vedere come prosegue la situazione nel resto del mondo, perché sono oltre 1.860.000 le persone contagiate e quasi 115.000 le vittime.